Sì, i soldi di YouTube li conosciamo tutti. Sì, un po' il punto. In realtà YouTube mi ha aiutato tantissimo. Okay. Secondo me tutti noi di questo ambito siamo più o meno dei disadattati. Poi vabbè, a un certo punto hai scoperto che questo poteva essere il tuo lavoro. Adesso ogni video guadagni più di 100.000 euro, se non sbaglio. Sì. Così registra, giusto? Sì, la cassetta gira. Yakidale! Salve, salve, salve! Ciao Giacomo, ciao. L'immenso Yakidale. Siamo in periodo di Covid. Allora, no, oggi ci siamo. Analogicissimi, anzi, tu sei del 99. Sì, 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 sì. Hai mai visto uno di questi? L'ho visto da lontano, quando ero piccolino. Però sicuramente la tua prima intervista registrata analogicamente. Ok, adesso siamo partiti ufficialmente. Ora ufficialmente, quello che dici qua non si cancella. C'è una cosa che dico io. Ok. Che è fuck dreams, make plans. Che vuol dire vaffanbrodo i sogni, okay. Fai dei piani. Sì. Hai un tuo piano? E sì, qual è? In realtà uno dei vantaggi di questo periodo, diciamo, un po' particolare dell'ultimo anno e mezzo è che avendo tutti molto più tempo da soli, molto meno distrazioni, cioè molto più tempo di noia per riflettere, ti fa anche metterti lì e pensare un attimo: ma cosa sto facendo della mia vita? Dove voglio andare? Verso dove voglio andare? E a me piace molto questo concetto di continuare a raccontare quello che faccio. Cioè io nei miei video quello che cerco di fare è banalmente un mio diario dove anzitutto per me tengo i miei ricordi. Quando sarò vecchio mi guarderò con i miei nipotini tutto. Quindi hai iniziato per quello? Sì, 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 considera che in realtà poi vabbè, c'è stata la parentesi dei videogiochi, ma i miei primi video erano sulle cose che costruivo con i Lego. Dai. Perché? Perché banalmente avevo pochi pezzi e quindi dovevo smontare le cose, ma mi serviva un modo per tenerle vive per sempre, diciamo. Quindi questo è il piano, diciamo, di editoriale, di racconto. Okay. Quello che io voglio esattamente fare ancora non lo so, però adesso sono in fase esplorativa, cioè sto cercando di tutto, dal discorso aerospaziale al discorso stampe 3D, al discorso, cioè sto cercando di trovare la mia potrebbe via. Potrebbe essere anche quello il piano alla fine, cioè esplorare potrebbe finire mai. Tra l'altro io qualche giorno fa, non so, YouTube l'ha tirato di nuovo fuori, il video tuo dei 1000 iscritti. Sì, 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 sì. Che è spettacolare. 1000 iscritti? Sì. Ma lì era, guarda, lì in realtà era ancora un'altra cosa diversa, perché io ho aperto questo canale di videogiochi e l'obiettivo era semplicemente fare il mio clan su Clash of Clans, che era questo videogioco, quindi fare i video per diventare più forte su quel gioco lì, per reclutare altri compagni di clan con cui poi avrei fatto le guerre online e cose varie. Sì. Tanto parli un po' piano perché avevi i genitori a fianco, cosa del genere. No, no, ma perché poi guardavo, avevo la webcam ma guardavo lo schermo, quindi guardo per tutto il video da un'altra parte. Una domanda un po' strana. Chi è, secondo te, non voglio nome e cognome, però la descrizione di una persona stupida? Cioè, secondo te, perché una persona si merita l'appellativo? Allora, secondo me, quando... Se lo merita. Quello che mi capita spesso è... Io sono... Ma in realtà anche noi che costruiamo cose, che facciamo cose, fai tu, ne fai molto più grandi e molto più belle di quelle che faccio io. Sì, è vero. Però questa cosa... Cioè, noi abbiamo sempre questa curiosità, questa voglia di conoscere come funziona una cosa, questa voglia di provare a migliorare qualcosa, provare a capire, fare, disfare. E invece ci sono tante persone che purtroppo si fermano solo, cioè prendono la pappa pronta, gli va bene, l'accettano nel bene e nel male. Sì. Molte volte le invidio perché mi faccio più paranoia di quelle che dovrei farmi. Tante altre volte però dici, cavolo, cioè, dannazione. Ma solo per cose materiali, diciamo? Cioè tu eri uno di quelli che smontava i giochi. Tu nel materiale ti fai domande su questo oggetto, da dove arriva, come arriva. Nello spirituale, anche lì, secondo me è bello questo, cioè se siamo umani, non so se entriamo chissà dove, però... Siccome sei troppo serio, io metterei un attimo di sfondo blu perché ci sta di più, vai, momento... Sfondo blu. Mario, se puoi mettere anche una musichetta più, grazie. Da quella di Super Park. No, se tu ti fai delle domande, cioè, stupido è chi non si fa le domande. È vero, mi sento di concordare ed è per questo che ritorno. Sì. Bene, è un po' TG5 così. Potrebbe sembrare, soprattutto perché c'ho questo foglietto con questo Sharpie.
E poi vabbè, a un certo punto hai scoperto che questo poteva essere il tuo lavoro. Adesso ogni video guadagni più di 100.000 euro, se non sbaglio. Sì, sì, sì. A minimo. No, poi nei video faccio di tutto per sembrare, diciamo, umile. Non è che mi metto a mostrare i macchinari. Però ho una Ferrari in un garage alle Bahamas. Sì, i soldi di YouTube li conosciamo tutti. Tra l'altro il video che hai fatto, quello con Obama. È vero che lui non si è fatto trovare perché ti deve dei soldi? Esatto, esatto. In realtà, poi vabbè, adesso non so se lo possiamo dire, perché c'è tutto un discorso legato al Messico. Tu ti senti di aver raggiunto una qualche sorta di successo, e se l'hai raggiunto, io divido, diciamo, il successo in tre elementi: fortuna, unfair advantage, che sarebbe il vantaggio sleale, quello che uno ha, si trova tipo il giocatore di basket che è già alto 2 metri. E poi la capacità. Se tu puoi dividerli in percentuali, questi tre elementi, e come li divideresti? 33 33 33. E via. Beh, allora la domanda, visto che la fai facile, qual è il tuo unfair advantage? No, io ho sempre avuto questa cosa di essere molto, cioè, su tante cose in realtà sono super riservato e super solitario, anche essendo figlio unico, introverso. Però mi è sempre piaciuta questa cosa di fare, allora, sia dal punto di vista, appunto, di conoscere, esplorare, chiedere, sia anche di veramente, non so, nel gruppo di amici mettermi, organizzare, fare, raccontare, provare a intrattenere anche, perché questo secondo me è la cosa che un po' ha funzionato, sia la voglia di fare, costruire, creare qualcosa di nuovo, raccontare qualcosa di diverso, mischiato anche al discorso di intrattenimento, insomma. Quindi già prima ce l'avevi anche dal vivo con i tuoi amici, cioè eri sì, un po' il punto. In realtà YouTube mi ha aiutato tantissimo, nel senso che io, secondo me, tutti noi di questo ambito siamo più o meno dei disadattati, quindi siamo tutti stati presi in giro dagli amici per qualche cosa a un certo punto. Poi le cose sono andate bene, a quel punto chi ti prendeva in giro magari poi ritorna e dice: ah, Yaki, però ti ricordi di me? Sì, mi ricordo, meglio che non mi ricordavo, però. No, fortuna, nel mio caso la fortuna grossa è stata iniziare da piccolo, banalmente, perché ho iniziato a fare i primi video che avevo 12 anni. Ora che anni. Sei grande e vecchio. Ora che ho una certa età. E poi soprattutto iniziare a fare videogiochi su Clash of Clans quando nessuno li faceva, quindi ho proprio beccato. Cioè, avessi iniziato 3 mesi dopo, non avrei avuto quel boom. La capacità, sì, io ho tanti difetti, però quando mi impegno e sbatto la testa, sì, anche proprio discorso di sacrifici, nel senso che tu dici, vabbè, è facile iniziare mentre facevi il liceo e quant'altro. Sì, però io montavo i video la notte, di giorno andavo a scuola, poi giocavo a basket, e giocavo a basket anche se sono alto 1 metro. Lì non avevo un unfair advantage. Okay. Tu ti reputi youtuber, cioè quando ti chiedono che lavoro fai? Sì, assolutamente. Cioè, quelli che iniziano a dire, no, io sono un content creator digital. Okay. Io mi faccio, cioè, comunque la roba principale che faccio sono video su YouTube, YouTuber. Perché per me è parecchio difficile dire, quando mi chiedono, soprattutto, vabbè, magari, non so, dal commercialista o in posti del genere, che lavoro fai, occupazione, prendo un sospiro di sollievo e cerco di capire. Ce l'ho YouTuber. E se non ci guadagnassi, lo faresti lo stesso? Lo faresti in maniera diversa? Sì, lo faresti... allora sicuramente dovrei fare qualcosa per guadagnare, nel senso che da qualche parte qualcosa dovrei raccattarlo. Probabilmente ora come ora starei forse laureandomi, spero. Okay. Quella è un'altra strada, è andato un attimo scemando, ma adesso capiamo cosa fare anche con l'università. Ripeto, a me piaceva molto quelli, cioè mi ero iscritto a ingegneria per quel motivo lì, nel senso che veramente mettermi concretamente a programmare, fare, disfare, creare, quindi quello è un po' il mood. Tutta la cosa dei video nasce da un mio terrore, tra virgolette, di dimenticare. Cioè, io registro perché voglio avere quel momento lì fissato per sempre, che prima erano le cose che costruivo con i Lego, adesso sono, non so, i miei viaggi, le mie esperienze. Cioè, io che ho fatto il viaggio da Milano a Roma in monopattino, ho un mini film, è vero, qualcosa di indelebile per sempre, è fighissimo. Sì, per molti alla fine, cioè secondo me... Cioè io faccio un sacco di video che poi anche per ovvie ragioni non posso pubblicare, certo. Ma ho una dispensa infinita di cose. Lo vedo da molti che poi raggiungono un successo, comunque che il canale va molto bene. In veramente pochi, ora non me ne viene neanche in mente nessuno, qualcuno che dice io inizio a fare video oggi perché voglio diventare famoso, voglio fare i soldi, no, no. Voglio guadagnare come Yaki Dale, milioni di euro all'anno. Voglio dare soldi a Obama. Milioni? Ah, ok. Milioni al mese? Minimo. Penso, cioè, vabbè, prima mi hai detto appunto che... Poi non entriamo nel dettaglio di tutti i side business. Ma, perché... ma non li sai neanche. È che posso stare dietro a tutto. No, però appunto iniziare con la vera passione che poi è al centro di quello che
raccontano i video. Sono veramente pochi quelli che dicono voglio iniziare oggi per diventare famoso, sì. Secondo me poi ce la fanno. L'obiettivo qual è? L'obiettivo sono i soldi, l'obiettivo sono i numeri, ma anche se li raggiungi poi, cioè quello è un po' il problema, sì, vabbè, di fondo. Cioè, e poi si vede, cioè io quando ho smesso di fare videogiochi, ho smesso di farli non perché non andassero, cioè sì, stava calando l'interesse e quant'altro, ma io per primo mi ero rotto le scatole. E si vedeva nei video, sì. Cioè i video uscivano male, io ero svogliato, io perché sono dei contenuti in cui mettiamo talmente tanto noi lì dentro che se tu per primo non ci credi, non si ti vede, piace, fai una settimana di video e poi sei uno zombie. Ma anche perché facendo video da solo devi curare tutto e diventa tutto quello il doppio più faticoso, però se non c'hai la passione dietro. Esatto, però me. Quello a me affascina tantissimo. Tu continui a fare tutto da sì, solo. Sì, no, in realtà adesso mi sto facendo aiutare in vari ambiti, sicuramente tipo. Adesso adesso ho tutto l'ambito magari più burocratico e pratico, non me ne occupo più io, okay. Perché sennò impazzirei. Adesso mi piacerebbe anche passare al lato proprio video, montaggio e montaggio, infatti sto provando con qualche ragazzo che mi dà una mano, tutto il tuo staff di 30 persone, 40, che hai qua dietro. E però sì, nel senso che secondo me è una cosa interessantissima del nostro lavoro, perché tu parti e fai quello che fa veramente un canale televisivo, sì, in 150 persone, e lo fai tutto, dal lato commerciale, al lato marketing, al lato di produzione, al lato di montaggio, al lato di attrezzatura, luci, non luci, e impari un sacco di cose. Devo dire che per me è stato difficilissimo dare via il video editing, perché l'ho sempre considerato la voce, l'identità di quello che è il canale. Hai questa presunzione di dire gli altri, un altro non riuscirà però a farlo. Poi... Secondo me ho avuto anche abbastanza fortuna a trovare il nostro Mario, se lo posso dire, Super Mario. Super Mario, giustamente. Anche assistente vocale. Anche assistente vocale. Ehi Mario, che giorno è oggi? Non so. È stato difficile, all'inizio sarà stato anche difficile per lui, perché doveva magari cercare di capire. Ovviamente quando si parla di opinioni dove non c'è un'oggettività proprio di, cioè come fai a definire se un editing è fatto bene o male, cioè hai il tuo gusto e questa persona si deve allineare a quelle che sono le tue esigenze, visione, quindi non è sicuramente facile, però magari un giorno imparerò. No, sono molto contento, devo dire. Meglio una Tesla oggi o un Apple Car domani? E non sai domanda. Qual è l'Apple Car? Io confiderei molto in Apple Car. Poi adesso dicono che vogliono fare con Kia, senza Kia, non ho capito cosa. Penso che abbiano cosa già Kia detto. Vogliono fare. Penso che abbiano. Non si sa ancora Kia sia chi farà. Ma conoscendo Apple, loro le cose le sanno fare, le sanno fare bene. C'è da dire che Tesla sono tanto, 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 tanto avanti. Hanno un vantaggio che non è da poco. Senza però parlare Apple, della Apple. Capillarità dei loro supercharger, che sono uno zoccolo duro sì, del. Sì. Quindi tu a scatola chiusa sceglieresti di aspettare? Cioè... Io aspetterei, anche perché, ma sì, io sono a Milano, vado con la metropolitana. Tra l'altro l'ultima volta che ti ho visto tu mi hai detto che l'avevi venduta la macchina. Sì, guarda, ho preso questa macchinina qui che hai visto, solo per spostarmi, ho trovato un'occasione a solamente 300.000 euro, ho preso una Lamborghini. Sì. Carina quella. Sì. Elevator pitch. L'elevator pitch, per chi non lo sapesse, sarebbe... È una cosa che si usa molto dire nella Silicon Valley, dove c'è la possibilità di incontrare il miliardario investitore di turno nell'elevator, che si chiama in italiano ascensore. Hai questi 30 secondi per fare il pitch di te stesso e dire: Elon, investi in quello che faccio. Non è facile. Gli possiamo vendere un... frullatore. Un maker knife. Ah, no, ma dai, non parliamo di maker knife, su. Gli possiamo... Due strategie, o gli dai contro proprio a manetta, oppure... Mi piace la strategia del dargli contro. Oppure punti sull'italianità. Cioè, uè. Per un americano tu parli solo così, esatto, lo sai, per gli italiani. Ciao Elon, sono Yaki Dale. App non social preferita? App può essere non sia per computer preferita. Che per... Penso le note, banalmente. Io uso le note di iPhone. Ok. Io uso Notion, che ti ho fatto vedere prima e ti sto forse convertendo. Ci proverò anch'io, però tra l'altro io direi Notion attualmente per la mia
app preferita. Ecco qua, visto che siamo un po' nella tecnologia, tecnologia ultimamente, negli ultimi 2 anni, 2 o 3, la più figa e la più stupida. Allora, la roba più assurda che ho provato, che mi ha lasciato veramente perplesso, bene o male? No, nel bene. Okay. L'anno scorso Las Vegas è stata statuta con i sensori aptici, con gli elettrodi e quant'altro. Tu ti metti il tuo visore, ti metti sopra la tuta e fondamentalmente fai una simulazione tipo Matrix, cioè c'è la simulazione di un proiettile e senti il colpo di proiettile. 2, 1. Oh! Senti la scossa, ma essendo che c'è davanti, cioè ha quel sì, come degli elettrostimolatori, ok? Okay. Però sono alcune cose erano programmate bene. Calibrati bene, ok. Cioè c'era la simulazione della pioggia e sentivi i ticchettini, capito? Forte. Cioè, pazzesco. Quindi abbinato al visore, abbinato al fatto che mi ero rivisto poco prima Ready Player One, okay. Cioè quella roba lì mi ha proprio lasciato, ok, questo è il futuro. E la roba più stupida che ho provato, tecnologica. Probabilmente non sarai d'accordo con me, non lo so, okay. Però per me attualmente la tecnologia più stupida sono i telefoni che si piegano. Beh, per ora sì, sono prototipi, però sono carini. Sono prototipi che vendono a tanti soldini, però sì, senso non l'ho ancora trovato. Mi sembra proprio, ok, abbiamo questa tecnologia, vogliamo far vedere che siamo un brand sì, figo. Ma ti dirò, quando avevo provato il Fold 1 ai tempi, ha il suo senso. Nel spiegamelo senso perché che, io non l'ho capito. A me piaceva molto il concetto di avere un mini iPad in tasca. Okay. Cioè, se io voglio andare in treno... Posso mettere il mood party per questo? Vai, metti il mood party. Grande. Se io voglio andare in treno e voglio vedermi un video su YouTube, okay. Lo guardo grande, capito? Sì. E sembra una cosa che non... Però ti dà quel qualcosina in più. Però sicuramente avere... Cioè, quello che mi manda, che dico wow... Potrebbe essere appunto il concetto di avere in tasca un domani uno schermo da 13 pollici, uno schermo da 15 pollici, capito? Un domani però. Esatto. Adesso è un po' quella via di mezzo che è inutile, oltre al fatto che lo schermo è super fragile, hai sempre questo terrore di lasciarci qualcosa dentro. Ma poi l'iterazione secondo me è anche stupida. Cioè perché io vorrei tirare fuori il telefono, tipo io quando mi fai Face ID... Quando è diventato qualche millisecondo più veloce io ho goduto. Sì, perché sì. Cioè voglio tirare fuori il telefono e già... Sono dentro. Poi ci hanno uccisi con le mascherine. Fare sì, esatto. Fare un'altra operazione per arrivare a quello che voglio, secondo me, no, è però fastidioso. Il fatto, cioè, sì, lo schermo, cioè il Fold 1, ma anche il Fold 2, poi il Flip è quello. Sì. Cioè, l'idea di avere una roba piccola che funziona. Sta mandando fuori questa luce, posso rimettere? Grazie. Cioè, l'idea di avere una roba piccola come telefono, che funziona come se fosse un telefono adesso, che però ha anche una funzione di apribilità, e diventa qualcosa di più grande. A me non dispiace, però vediamo, il punto è, il futuro è quella direzione, cioè il futuro sono i telefoni, no, quell'altro ci mette 2 chip nel cervello. È quello che penso anch'io, cioè mi sembra di un passo indietro giusto perché hanno la tecnologia, vogliono dire guarda che sì, siamo sì, molto... Sì, perlomeno qualcosa di nuovo, cioè piuttosto che presentare lo stesso telefono... No, vabbè, è vero, però un sì. Po' mi hai fatto cambiare idea ma non... Non ti ho convinto, così, non ho convinto né te né Elon. Cavolate grosse... Sto pensando... Hai la facoltà di farlo e per farlo io mi diverto con le lucine. Probabilmente se una cosa non funziona almeno bravo quello che ha osato a fare quella cosa lì un po' diversa. No, non sono, innanzitutto anch'io non mi sembra, ognuno fa quello che vuole, gli piace quello che vuole, no, ci mancherebbe. Allora parliamo un attimo di YouTube perché adesso mi sto mettendo nel YouTube Italia che conosco pochissimo. Esatto, sei una new entry. Innanzitutto in Italia i commenti come sono e qual è la tua policy? Allora, perché io mia policy è molto molto poco liberale in realtà, okay. Nel senso che anzitutto ci sono tutti i filtri automatici con tutta una serie di infinite blacklist. Parole blacklistate, okay. Ma proprio tante, molte più di quelle poi, che pensi. Ma anche per una questione di decoro, sì, nel senso sì. Che i miei video li guardano i bambini, li guardano i nonnini, li guarda tutta la fascia di età che c'è in mezzo, poi è chiaro che la maggior parte sono ragazzi. No, poi in realtà ti rendi conto che magari perdi anche del tempo e tu dici sì. No, ma questo qui ha già vinto perché si sta prendendo del mio tempo solo, cioè allora beh. No. E poi c'è un sacco di gente che si meriterà. Esatto, magari risposta, e poi magari non le consideri, cioè uno ti fa 100 persone, non so, 95 persone ti fanno dei complimenti, 5 no, tu dai le attenzioni solo a quelli, e che okay. Cavolo. Quindi
commenti non sono, la tua policy non è democratica. No, no, no. Ci sta. Se la sono cercata. Se la siete cercata. Onestamente è una cosa che sento, cioè è giusto secondo me. Anche perché tu stai cercando di creare un'atmosfera, una roba, il primo che arriva te la rovina, è fastidioso. Ci sono commenti però che ti fanno male, passami il termine. Quale tipo di commento può... Ma prima sì. Qual è più... Nel senso che prima era molto, cioè a parte tutti, io sono sempre stato tanto insicuro in realtà, e tutti i commenti sul, cioè tutto quello che da un casino di tempo. Tutto quello che è l'aspetto tecnico e quant'altro, lì puoi criticare anzi, cioè, certo. Nel senso, però quando mi dai del viziato, che non so, supponi che ne so, tutto quello che ho è perché me l'hanno comprato i genitori, quelle cose classiche lì, sempre. Mi davano tanto fastidio, perché dici, cavolo, cioè comunque... Beh, adesso che sei miliardario... No, infatti adesso non è un problema. Qual è il problema? Adesso ho imparato molto a fregarmene. Il lato un po' negativo è che me ne frego anche dei complimenti, nel senso che... diventi un po' distaccato da tutto. È vero, devo dirti che questa cosa che hai detto non lo sento spesso, ma ci ho pensato anch'io più di una volta, e perde un po' la veridicità e di quindi... anche chi ti elogia in maniera incredibile, perché dici, boh, magari lo dici a tutti. Poi oppure... io una roba che adoro e che cerco nei miei amici tantissimo è chi mi insulta. Sì. Perché sono capaci tutti a fare i complimenti, ma chi mi insulta in modo intelligente. Cioè io stimo molto di più una persona che mi fa una critica che mi colpisce, quindi vuol dire che è vera, perché se una critica ti colpisce un pochino è vera, che però sia sensata, argomentata e che ti dia modo di migliorare in qualche modo, capito? Se invece l'insulto fino a se stesso perché sta in qualche modo rosicando. Caro Yakidare, siccome vorrei tenermi un po' di croccantezza per farti ritornare, io questa volta ti ringrazierei tantissimo. Ti inviterò anch'io, perché mi sa che hai più cose interessanti tu da raccontarmi. assolutamente no, ma facciamolo sicuramente credere, perché ci sta. Sì, no, no. Ora ti chiederò tra un attimino di firmare la cassettina analogica che rimarrà nel mio albo infinito per sempre. Tutta la verità dell'intervista sarà solo lì. Sì, perché questa uscirà fuori di tagliata. 30 secondi probabilmente. Mi farei dire cose. Ti farò dire qualsiasi cosa, ma questo non si può editare. Quindi, con lo stesso effetto del tuo arrivo, io ti saluto con un bel applausissimo di tutti. Grazie, Dato. Davvero grazie. Grazissimo. Ci vediamo alla prossima. Yakidare!